Sì, grazie Alberto. Io sono molto contento di stare qui oggi perché le iniziative che tu porti avanti con i Italiani Previdenziali e questa molto qualificato master dell'università, che ha un grande prestigio, insomma, è un elemento che eleva il profilo, diciamo, degli operatori, di quanti si occupano del mondo della previdenza complementare e contribuisce a perseguire quello che è l'obiettivo di fondo che unisce un po' tutti noi, ormai ci conosciamo da un po' di tempo quando facciamo queste iniziative. E l'obiettivo di fondo che c'è in comune è quello di diffondere e far crescere una moderna ed efficace cultura della previdenza, ma in particolare della previdenza complementare. Allora, per rispondere molto velocemente a alcune tue domande, io direi intanto, se lo guardiamo col senno del poi, per fortuna che noi riuscimmo nel 2007 ad anticipare di un anno l'entrata in vigore della 252, Alberto. Perché se fosse entrata in vigore come era previsto nel 2008, nel pieno della crisi, probabilmente gli iscritti al sistema di previdenza complementare sarebbero stati molti, molti di meno. Allora, quello fu un'intuizione che fu frutto della pressione che le parti sociali, i corpi intermedi esercitarono anche sul governo. E qui mi voglio riagganciare a quello che diceva Presidente Cercai. Noi abbiamo in Italia un insieme di corpi intermedi che è un grande valore per il nostro sistema sociale, economico, ma anche culturale e civile. Ogni volta che a questi corpi intermedi è stato dato voce, è stata data la possibilità di contribuire attraverso una condivisione alla scelta di obiettivi e il modo con i quali perseguirli, il Paese ha ottenuto sempre dei buoni risultati. Allora, questo è un metodo che non dobbiamo mai smarire, non dobbiamo dimenticare la sua valenza e la sua importanza. Allora, anche oggi che ci troviamo di fronte alla necessità di porci il tema di come rilanciamo, come continuiamo nelle adesioni che partono da un dato, e lo dirò brevissimamente, non modesto se lo vediamo nella realtà specifica. Allora io credo che può essere valida l'idea che spesso ci diciamo tra di noi di pensare a un nuovo avviso comune di quelle 23 associazioni che dettero vita alla 252. Questa è un'idea su cui possiamo lavorare e rimettere insieme queste forze. Perché dico che quel risultato che noi fino ad oggi abbiamo conseguito non è da sottovalutare anche dal punto di vista numerico? Perché sono state fatte molte ricerche, molti studi, ma rapidissimamente il grosso delle aziende medio-grandi ha livelli di adesione fisiologicamente alti. Noi non abbiamo adesione nella piccolissima impresa e non abbiamo adesione tra i giovani e le donne. Naturalmente il capitolo che riguarda il settore pubblico lo ha detto il presidente Christian Bani, non ci torno. Allora, se noi riusciamo a concentrare la nostra iniziativa su questi due aspetti, noi possiamo, con un programma preciso, conseguire degli obiettivi. Anche perché, lo ricordavi tu Alberto, la validità di questo modello è stata dimostrata che noi siamo usciti pressoché indenni dalla più grande crisi finanziaria degli ultimi 80 anni. Se voi guardate quello che è successo a tutti i modelli di fondo di pensione complementare integrativa in Europa e nel resto del mondo e lo paragonate a quello che è successo al nostro sistema, avete la prova che il nostro modello ha una sua validità. Io lo voglio ricordare anche qui. Il punto primo che ha fatto in modo che noi uscissimo indenni da questa crisi è stato il fatto che noi abbiamo voluto tutti insieme come parti sociali mantenere la differenziazione tra l'investimento previdenziale e l'investimento finanziario tout court. Il lavoratore che vuole fare l'investimento finanziario tout court è libero di farlo, noi non abbiamo niente contro gli investimenti finanziari, ma sa che assume dei rischi e assume delle opportunità. Ma quando il lavoratore sceglie l'investimento previdenziale e lo affida ai fondi negoziali, noi abbiamo il dovere come parti sociali di mantenere questa differenziazione. Allora la discussione che è in atto, alla quale noi non ci sottraiamo, di revisione del 703, deve partire dal riconoscimento di questo assunto e poi possiamo vedere come cogliere tutte le altre opportunità che abbiamo davanti per accrescere, diciamo, le possibilità di costruzione della rendita. Voglio fare una battuta, mi perdonerà il Presidente Cerchiai. È vero, gli ultimi dati, lo diceva Alberto, hanno segnato una leggera flessione di adesione ai fondi negoziali, ma la mia impressione però, io sono per la pluralità. Quando concepimmo questo
sistema, siamo stati tutti pro pluralità, i fondi negoziali, i fondi aperti, le PIP, eccetera. Quindi non c'è niente che metta in discussione questo, che è un altro valore importante di questo sistema. Però io direi che ci dovremmo concentrare nell'andare a, diciamo, aggredire un termine sbagliato, andare a estendere il mercato di azioni complementari, perché è grandissimo nei settori dove non ci sono adesioni. Io ho avuto l'impressione, anche qualche certezza, abbiamo anche pubblicato qualche dato, che ci si è concentrati nell'andare a convincere a spostare l'investimento a chi aveva già scelto la previdenza complementare. Legittimo, legittimo, va fatto, può essere fatto, io non griderò mai allo scandalo sotto questo punto di vista, però anche qui risiede la necessità di far crescere il nostro modo e la nostra cultura di fare previdenza complementare. Quindi ben vengono le forme assicurative, ben vengono i fondi aperti, ma dobbiamo tutti fare uno sforzo di rivolgersi a chi non ha ancora aderito, perché quello è il vero lavoro che noi dobbiamo fare. Voglio raccogliere un'osservazione che è stata implicita nelle tue valutazioni, Alberto, ma detta con la serietà che lo contraddistingue, dal presidente della Covip per l'altro giorno. Noi dobbiamo sempre più qualificare la governance degli enti, soprattutto io parlo per i fondi negoziati, con una premessa però: se è vero quello che ho detto finora, cioè che questo sistema e anche i fondi negoziali hanno affrontato abbastanza bene questa drammatica crisi internazionale finanziaria, significa che non partiamo da zero, significa che partiamo da un livello di governance buono. Le parti sociali, Elio, saremo sempre più impegnate a qualificarlo, gli strumenti anche come questo master, le collaborazioni con l'università da parte delle parti sociali sono fondamentali, però ecco, sappiamo che quel modello di governance è un modello valido e deve essere rafforzato e sostenuto anche per il futuro. Concludo con alcune cose di merito. Noi dobbiamo, con parte diciamo di fondi negoziali, porci prima di quanto abbiamo immaginato l'esigenza di accorpare i fondi all'interno dello stesso settore. Non è una cosa semplice, non lo vorremmo fare per decreto, però noi vogliamo lavorare in questa direzione, vogliamo far crescere anche al nostro interno, sia sindacale che datoriale, la consapevolezza di lavorare in questo modo, perché gli studi dimostrano che basta risparmiare l'1% l'anno di spese a un singolo iscritto e migliorare in 30 anni del 25% la propria rendita futura. Quindi sarebbe un delitto non farlo. Noi dobbiamo trovare tutte le forme che ci spingono in questa direzione. Come non lo voglio ripetere anche oggi, perché ritorna spesso nel dibattito su questi temi, noi dobbiamo mantenere e preservare il ruolo di un'autority unica, specifica e indipendente in questo settore. È un'autority che va rafforzata anche nell'organico, perché l'autorevolezza con la quale è guidata da Finocchiaro si unisce anche alla passione che nel suo lavoro, nel suo impegno ogni giorno emerge e ci contagia. È per noi anche un elemento di stimolo e di impegno maggiore. Quindi la Coip deve avere questo profilo, deve essere rafforzata, deve svolgere un ruolo anche diciamo preventivo, come fa spesso, e deve comunque avere un ruolo di autorità imparziale sopra questo sistema, perché questa è la garanzia perché il sistema continui a funzionare bene. Allora ecco, con questo spirito io credo che se noi troviamo momenti come questi, Alberto, nel quale possiamo confrontarci, potremo poi tentare anche di fare una sintesi finale con un testo da sottoporre ai nostri interlocutori, diciamo, sia governativi sia parlamentari, per vedere come si può rimettere in campo un'iniziativa che segni un nuovo impulso alla previdenza complementare. Grazie.